Sul turismo dunque ogni paese sceglie la sua strada e tra divieti e misure in aggiornamento la mappa per organizzare le vacanze quest'estate sarà complicata. Maria Lulu Crezio. Dubrovnik, il mare e il centro storico, una delle mete preferite degli italiani. La Croazia ci apre le porte, basterà esibire una prenotazione alberghiera. C'è un però, non si potrà arrivare in auto attraverso la Slovenia, che invece ha deciso di restare chiusa. Regole non omogenee per gli stati europei. Se l'Italia apre il 3 giugno per tutti i turisti dell'area Schengen, non sarà lo stesso per l'Austria. Vienna riaprirà definitivamente i confini con Germania, Liechtenstein e Svizzera il 15 giugno, porte chiuse invece agli italiani. Passeggiate per le montagne svizzere per tedeschi, austriaci e francesi da metà giugno. Per gli italiani tutto rimandato al 6 luglio. Complicate anche le vacanze in Spagna e nelle sue isole, Ibiza e Formentera, in estate gremite di turisti italiani. Fino al 1 luglio, quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi arriva dall'estero. Stessa misura restrittiva per la Gran Bretagna. Londra accoglie i turisti a partire dall'8 giugno, ma impone una quarantena di 2 settimane e una multa salata per chi non la rispetta. Confini aperti all'Italia invece dalla Francia, a patto che si presenti un'autocertificazione, nessun sintomo da Covid-19. Clean and safe è invece lo slogan del Portogallo, che ha deciso di riaprire gradualmente.